Serata dell'Epifania qui a Cese in Piazza De Michele, si concludono le iniziative natalizie organizzate dall'amministrazione comunale. Siamo con l'assessore Carmine Alma, assessore all'urbanistica e alle politiche giovanili. Assessore, allora, un bilancio delle iniziative messe in cantiere per questo periodo festivo. Sì, questo periodo festivo è stato ricco, diciamo, di manifestazioni. Non c'è stata una domenica o un sabato in cui non si è ravvivata un pochettino la piazza. È questo che ci chiedevano i cittadini e soprattutto, diciamo, la fascia d'età più giovane della nostra comunità. E noi quindi ci siamo messi a disposizione e insieme a tutti, ovviamente, i miei colleghi dell'amministrazione abbiamo organizzato un calendario di festività natalizie abbastanza fitto. Ovviamente grazie all'aiuto e alla collaborazione delle associazioni culturali e sociali che stanno praticamente sul territorio di Cesa. Siamo, allargando un attimo il raggio, siamo ad inizio di un nuovo anno. Quali sono i programmi dell'amministrazione, in particolare del suo assessorato, con particolare riferimento a quello dell'urbanistica? Beh, diciamo che il programma per l'anno prossimo, per quest'anno in realtà, è estremamente fitto. Noi abbiamo delle scadenze molto importanti, scadenze che ci vengono dettate dal nostro programma elettorale, che con cui siamo presentati agli elettori circa un anno e mezzo fa. In realtà noi già abbiamo fatto diverse cose da programma elettorale, come per esempio la fuoriuscita al consorzio idrico. Infatti noi all'inizio di gennaio, in questo mese, prendiamo la gestione in house, cioè il comune che gestisce quindi l'idrico sul territorio cesano e non più un consorzio, come veniva fatto, come è stato fatto nei due anni precedenti. Quindi adesso è in atto diciamo questo cambiamento che permetterà ai cittadini un notevole risparmio. Noi, dall'approvazione delle tariffe che sono state fatte, abbiamo accertato un risparmio di circa del 30% rispetto al consorzio, alle tariffe attuate dal consorzio. Noi abbiamo intenzione di far risparmiare di più i cittadini per quanto riguarda le tariffe dell'acqua. È chiaro che però abbiamo bisogno di uno storico, che non abbiamo, perché il consorzio praticamente non ci vuole dare tutti i dati, tutte le utenze che ha in carico, perché ovviamente sta cercando di portare avanti e quindi di ritardare il più possibile il passaggio. Detto questo, noi abbiamo ovviamente altre cose in cantiere, come praticamente l'urbanistica, che è un mio assessorato. Stiamo praticamente attivando tutte le varie procedure per la redazione del piano regolatore, quindi del PUC, che la provincia ovviamente ci presta, perché quindi questo piano venga completato, e noi stiamo accelerando i tempi per cercare di dare al Cesa un buon piano regolatore, un buon PUC. Poi, per quanto riguarda le politiche giovanili, che mi riguardano da vicino, noi abbiamo, insieme al forum, che stasera infatti il forum chiude, diciamo, il calendario natalizio, abbiamo praticamente in cantiere diverse cose, come per esempio dei convegni che permettono quindi di fare un collegamento tra formazione e lavoro, cosa che manca praticamente in questo tempo.